Krishna, 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 Lakshmana, Krishna, 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 Lakshmana, Krishna, 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 Pahima, Krishna, 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 Pahima, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Lakshmana, Krishna Keshava Pahima, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahima. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Nivitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Nomine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunavadi Pastatyade Shatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedada Shrivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, devoti. Hare Krishna. Jai Shri. Hare Krishna, Alessandra, Dacharan Devi, Prema Niketana, Salvatore, Bhaktin Loredana. Bhakta Piero, Bhakti Victoria, Bhakti Viviana, Bhakti Luisa. Oggi leggiamo dal libro di Krishna, Hare Krishna Bhakti Kaderina, dal capitolo 87, intitolato Le preghiere dei Veda personificati. Continuiamo a leggerlo, continuiamo a leggere questo capitolo. I Veda personificati pregarono: Signore, esistono due categorie di spiritualisti, gli impersonalisti e i personalisti. Secondo gli impersonalisti, la creazione materiale è falsa e solo la verità assoluta è vera. Secondo i personalisti, invece, questo mondo, sebbene temporaneo, non è falso. Entrambe le categorie adducono vari argomenti per sancire la validità delle loro rispettive filosofie. Proprio questa mattina nella spiegazione Prabhupada diceva esattamente questo. Come fa dal Param Satyam, che significa la verità assoluta, provenire qualcosa di falso, se tutto proviene da lui? Come fa dalla verità assoluta provenire qualcosa che non è verità? È assurdo, è un ossimoro, no? Contraddittorio. Stesso argomento, incredibile. Per questo motivo, no, in realtà il mondo materiale è vero e falso, nello stesso tempo. Vero perché tutto è un'espansione della verità suprema e assoluta, il Param Satyam. È falso perché è transitorio
creato, vero e poi distrutto. Per questo motivo, Hare Krishna Bhakti Valentina, Bhakti Emanuele, Hare Krishna, per questo motivo la manifestazione cosmica non ha una posizione stabile e permanente. I sostenitori dell'idea che questo mondo è falso sono conosciuti per il motto Brahma Satya Jagan Mithya, ovvero tutto in questo mondo è materia senza forma. Prendiamo ad esempio gli oggetti fatti di argilla, come i vasi, i piatti, le tazze. Dopo la loro distruzione saranno trasformati in altri oggetti, in riciclo, no? E solo il loro elemento costitutivo, l'argilla, continuerà ad esistere. Hare Krishna Bhakti Gabriele, Bhakti Maurizio, Hare Krishna. Un'anfora per l'acqua, una volta rotta, potrà essere trasformata in una tazza o in un piatto, ma in qualunque forma sia, l'argilla continua ad esistere. La forma di questi oggetti è dunque falsa, ma la loro esistenza in quanto argilla è vera. Ecco in sintesi la tesi impersonalista. La manifestazione cosmica è certamente prodotta dalla verità assoluta, ma è falsa perché la sua durata è temporanea. Gli impersonalisti accettano dunque la verità assoluta, eternamente presente, come l'unica realtà. Altri spiritualisti considerano invece il mondo materiale una realtà prodotta dalla verità assoluta. Gli impersonalisti ribattono dicendo che questa affermazione non è sempre vera, perché in alcuni casi si vede l'anima spirituale produrre la materia inerte e in altri si vede la materia inerte produrre l'anima spirituale. Sostengono la loro tesi dicendo che lo sterco di mucca è materia inerte o è un'entità vivente, lo sterco di mucca? Inerte, materia inerte. Però loro dicono: dallo sterco di mucca, che è materia inerte, e lo è, eppure da questa sostanza si vedono nascere degli scorpioni, mentre il corpo vivente genera materia morta come le unghie e i capelli. Ciò sta a indicare che i prodotti di un particolare elemento non sempre sono della stessa natura dell'elemento che li ha generati. Basandosi su tale osservazione, i filosofi Mayavadi ritengono che, pur essendo un'emanazione della verità assoluta, la manifestazione cosmica non è necessariamente reale solo perché emanata dalla verità assoluta. Secondo questa visione, deve essere considerata reale soltanto la verità assoluta, il Brahman, non la manifestazione cosmica, sebbene sia un suo prodotto. La Bhagavad Gita denuncia questa teoria dei filosofi Mayavadi come una dottrina propria degli Asura, gli esseri demoniaci. Il Signore afferma Asatyam apartishtaham te jagadahuranishvaram, capitolo 16, 16, non mi ricordo, 8, dopo controllo, dovrebbe essere 16, 8. Gli Asura pensano che la manifestazione cosmica sia falsa. Hare Krishna Bhakti Loridana. Che la manifestazione cosmica sia falsa, dicono gli Asura, derivante solo dall'interazione degli elementi materiali, e che non esista alcun Dio, Anishvaram, no? C'è questa A privativa. Ishvaram significa Dio, la persona suprema. Anishvaram non c'è nessun Dio, alcun maestro supremo. Ma la realtà è ben diversa. Hare Krishna Bhakti Alessandro. Il settimo capitolo della Bhagavad Gita spiega che i cinque elementi grossolani, terra, acqua, aria, fuoco ed etere, a cui si aggiungono i tre elementi materiali sottili, ovvero mente, intelligenza e falso ego, sono le otto energie distinte e separate dal Signore Supremo. Sì, 16-8, grazie, Bhakti Emanuele. Oltre a questa energia materiale inferiore, c'è l'energia spirituale superiore, costituita dagli esseri viventi. L'intera manifestazione cosmica è proprio una combinazione dell'energia inferiore, cioè quegli otto elementi, e di quella superiore, le anime. E la fonte comune è Dio, la persona suprema. Dio ha una molteplicità di energie, confermano i Veda con le parole Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate.
Le energie spirituali del Signore sono variegate e poiché emanano da Lui, la verità assoluta, non possono essere false, incredibile, lo stesso identico argomento di stamattina. Il Signore è eterno. Te lo ricordi? Non Stamattina ti abbiamo letto volevo. il Bhagavatam stamattina? Sì, però non è. Prendilo un po', vedi un po'. Vabbè, no, mi sono un po' se mi sfuggì. Boh. Vedi un po'. Settimo, settimo. Così, giusto per non dire fesserie, No, perché... no, questo è che non mi ricordo io. Boh. La 10, no? Probabile che non mi ricordo io. Aspetta, oggi abbiamo letto il 10 o l'11. Oggi abbiamo letto l'11. Undici. E infatti, vedi, i filosofi Mayavadi sostengono che questo mondo materiale è mithya, perciò dicono che non ci si dovrebbe preoccupare per questa falsa creazione. Brahma Satyam Jagammithya, lo stesso verso. Ma ciò non è esatto. Qui è detto Satya Krit, ogni cosa è creata da Dio, la persona suprema, il Satyam Param. Non può essere quindi definito mithya, poiché la causa della creazione è Satya, vera. Come potrebbe essere falso il suo effetto? Uguale, il termine Satya Krit è usato per stabilire che tutto ciò che è creato dal Signore è reale, non falso. La creazione può essere temporanea, ma non falsa. Questa dimostrazione che questi libri sono vivi, vivi, proprio vivi. C'è proprio Srila Prabhupada che ci sta proprio parlando. Se noi ci poniamo in ascolto, ascoltiamo, che Prabhupada è lì che ci sta proprio parlando e approfondisce che ha questa spalletta oggi. Vabbè, ci riproviamo. Ah, Hare Krishna Salvatore. Per esempio, allora, il Signore è eterno. E così anche le sue energie. Alcune sono temporanee, in quanto a volte manifestate, a volte no. Ma ciò non significa che siano false. Per esempio, un uomo si arrabbia, e si comporta diversamente da quando ha un umore normale. Ma il fatto che la collera appaia e scompaia non la rende falsa. Infatti, i guai che uno può combinare quando è arrabbiato, arrabbiato, arrabbiato. Come si dice, si chiamano 5 minuti, ma quei 5 minuti possono... Non vedi più niente. Quei 5 minuti possono rovinare la vita intera a te stesso e agli altri. Si 5 può minuti. anche ammazzare, Sì, fare per qualcosa quello. e poi dire non ero in me stesso, quindi Esatto. riprendi la lucidità. Infermità mentale. Però intanto è vero perché i guai che hai combinato in quei 5 minuti di temporaneo offuscamento è verissimo. Guarda che hai combinato. Per esempio, quando un uomo si arrabbia si comporta diversamente da quando ha un umore normale, ma il fatto che la collera appaia e scompaia non la rende per questo falsa. L'asserzione, cioè l'affermazione dei filosofi mayavadi, asserzione è proprio un'affermazione perentoria, dei filosofi mayavadi, che questo mondo è falso, non è dunque accettata dai filosofi Vaishnava. Il Signore stesso conferma che è tipico degli Asura, cioè dei demoni, degli ottenebrati, sostenere l'inesistenza di una causa suprema, Dio, e credere che il cosmo scaturisca dall'interazione degli elementi materiali. Talvolta, per sostenere la loro teoria, i Mayavadi usano la metafora della corda e del serpente. Nel buio della sera è facile scambiare una corda arrotolata per un serpente, ma questo non vuol dire che la corda e il serpente sono falsi. Questa analogia dei Mayavadi per dimostrare la falsità del mondo materiale non è dunque valida. Si può parlare di falso se si crede reale qualcosa che non esiste, non quando si scambia qualcosa per qualcos'altro. I Vaishnava usano invece la metafora corretta, paragonando il mondo materiale ad un vaso di terracotta che non scompare all'improvviso davanti ai nostri occhi per diventare qualcos'altro. Il vaso è senza dubbio temporaneo, ma serve per trasportare l'acqua e conserva, almeno per qualche tempo, la sua forma. Pertanto è sì transitorio e diverso dalla terra di cui è fatto, ma non si può dire che sia falso. Se ne conclude che la terra e il vaso sono entrambi veri, perché il vaso è un prodotto della terra. La Bhagavad Gita spiega che dopo il dissolversi della manifestazione cosmica, l'energia materiale entra nel Supremo.
che esiste eternamente con le sue molteplici energie. Considerando che la creazione emana da lui, non si può dire che sia prodotta dal vuoto. Hare Krishna Vishnu Padaji. Non si può. Allora, quindi, considerando che la creazione emana da lui, non si può dire che sia prodotto dal vuoto. Krishna non è un vuoto. Quando parliamo di Krishna, egli è presente con la sua forma, le sue qualità, il suo nome, il suo entourage, il suo seguito. Krishna non è impersonale. La causa originale di tutto non è né vuota né impersonale, ma è la persona suprema. Gli Asura dicono che la creazione materiale è Anishvara, cioè senza alcun proprietario o alcun dio. Ma questi argomenti non reggono. Il loro esempio della materia inerte, che cresce dal corpo vivente sotto forma di unghie e capelli, non poggia su basi solide. Infatti, unghie e capelli, materia inerte, non sono prodotti dell'essere vivente, ma del corpo materiale. Anche l'esempio dello scorpione che nasce dallo sterco di mucca non regge, perché lo scorpione è un essere vivente, non nasce dallo sterco di mucca, da cui esce solo il suo corpo, nel quale è stata prima introdotta la scintilla vitale, come apprendiamo dalla Bhagavad Gita. Le uova, state messe le uova lì dentro, da uno scorpione vivo. Non è che come per magia. Il corpo, nelle sue diverse forme, è fornito dalla natura materiale, ma l'essere in sé è un frammento eterno del Signore Supremo. Il padre e la madre, Hare Krishna Francesco, Hare Krishna. Il padre e la madre producono l'involucro materiale necessario all'essere affinché possa trasmigrare da un corpo all'altro sulla base dei suoi desideri, che lo accompagnano nella forma sottile di mente, intelligenza e falso ego. Per volontà superiore, la scintilla spirituale viene introdotta nel grembo di un corpo specifico e sviluppa così quello stesso tipo di corpo. L'anima non è dunque prodotta dalla materia, ma si riveste di un corpo di materia particolare secondo un piano superiore. La nostra esperienza ci mostra il mondo materiale come un insieme di materia e spirito. È lo spirito che fa muovere la materia. L'anima spirituale, l'essere vivente, e la materia sono due distinte energie del Signore e poiché emanano dall'essere eterno, la verità suprema, sono entrambe vere, mica false. Ribadiamo dunque che l'essere vivente, parte integrante del Supremo, esiste eternamente. Non si può parlare di nascita o di morte, due fenomeni legati solo al corpo materiale. L'affermazione vedica Sarvam Kalvidam Brahma indica che tutto ciò di cui abbiamo esperienza non è diverso dal Brahman Supremo, perché entrambe le energie, materiale e spirituale, emanano dal Brahman. Si formulano molte teorie sull'esistenza del mondo materiale, ma la conclusione filosofica Vaishnava è la migliore. La metafora del vaso di terracotta è appropriata. La forma del vaso è temporanea, ma ha uno scopo ben preciso: trasportare l'acqua da un luogo all'altro. Così è anche il corpo materiale, che sebbene temporaneo, ha uno scopo ben preciso. Fin dal principio della creazione, l'essere riceve la possibilità di rivestire corpi diversi in una scala evolutiva, secondo i desideri che ha sviluppato da tempo immemorabile. E la forma umana rappresenta la speciale opportunità di elevare la propria coscienza. Se il mondo materiale è vero, dicono i filosofi Mayavadi, obiettano i filosofi Mayavadi, perché si consiglia al grihasta, al capofamiglia, di troncare ogni legame col mondo e adottare il sannyasa, l'ordine di rinuncia? Obiezione, no? Obiezione dei filosofi Mayavadi. Ma se il mondo materiale è vero, materiale, perché si consiglia ai grihasta di troncare ogni legame col mondo e adottare il sannyasa, l'ordine di rinuncia? Se il mondo materiale è vero, perché rinunciare a qualcosa di vero? La risposta è: non capiscono che per il filosofo Vaishnava il sannyasa non significa rinunciare all'attività materiale col pretesto che la materia è falsa. Lo scopo del sannyasa Vaishnava è usare ogni cosa secondo il fine a cui è destinata. Quando il Vaishnava abbandona la vita materialistica,
per abbracciare il sannyasa, non lo fa perché pensa che il mondo è falso, ma per impiegare tutto al servizio del Signore. Srila Rupa Goswami insegna che occorre distaccarsi dal mondo materiale, in quanto l'attaccamento alla materia non ha senso. L'intera manifestazione cosmica appartiene a Dio, Sri Krishna, quindi ogni cosa va usata per la sua soddisfazione, restando distaccati dagli oggetti materiali. È un problema se ci attacchiamo a qualcosa che non è nostro. È proprio un problema grosso. Persino i comandamenti, i 10 comandamenti. Non desiderare la roba degli altri perché degli altri non è tua, è un problema. Non desiderare la donna degli altri perché non è tua, cioè è un problema quando ci si attacca a qualcosa che non è nostro. È proprio un problema grosso. Allora, questo è lo scopo del Sannyasa Vaishnava. Il materialista si aggrappa al mondo per il piacere dei sensi, ma il Sannyasa Vaishnava, benché non accetti nulla per il proprio piacere, conosce l'arte di adoperare ogni cosa al servizio del Signore. Conosce l'arte di adoperare ogni cosa al servizio del Signore. Srila Rupa Goswami critica dunque i sannyasi mayavadi perché negano che l'intera creazione si possa usare al servizio del Signore, considerando falso questo mondo, e si illudono così di essere liberi dalla contaminazione della materia. Che è un po' quello che ci dicevamo ieri sera alla fine, no? Ma devo agire o devo rinunciare all'azione? Cos'è meglio? Perché secondo Arjuna, in quel momento lì, nel suo panorama concettuale, c'era soltanto l'idea che l'azione vincola e che la rinuncia libera. Stava riflettendo materialmente. Materialmente, in maniera dualistica, binaria, no? Binaria, quindi selettiva, però ristretta, no? Quindi l'azione vincola. Invece la rinuncia, sannyasa, la rinuncia libera. Non riusciva a capire come può esistere l'azione nella rinuncia. Come? Lì va in tilt Arjuna, non al 5-1. Poiché tutto emana dall'energia del Supremo, tutto è vero quanto il Supremo stesso. Il fatto che il cosmo sia manifestato solo temporaneamente non significa che sia falso, che sia falsa la sua fonte. Se la fonte creativa è vera, lo deve esserlo anche la sua creazione, ma occorre saperla gestire, la sua creazione. Citiamo ancora la metafora del vaso di terracotta, un prodotto della terra, che quando impiegato nel modo giusto non è falso. Hare Krishna Bhakti Maddalena, non è falso. I Vaishnava sanno usare gli elementi transitori di questo mondo come una persona intelligente sa adoperare la sua forma temporanea di un vaso di terracotta. Questo è il nostro compito in questo momento, imparare da un Vaishnava, da un vero Vaishnava, come si fa a usare tutto quanto al servizio di Krishna. Noi, in quanto, nella migliore delle ipotesi, sadaka, stiamo imparando l'arte, siamo come scolaretti, no? Che imparano l'arte di usare tutto al servizio di Krishna esattamente come ha fatto lui, puro Vaishnava, no? Allora ci dà la lezione e poi ci fa fare gli esercizi, no? Come a scuola, no? Fai 10 paginette di A e uno così alla fine impara come si fa l'A. Noi siamo a quel livello lì. Quindi quando qui si parla di Vaishnava, i Vaishnava sanno usare gli elementi transitori. Vaishnava sanno usare. Noi stiamo a suo servizio, che ci sta insegnando come usare, sai, non è facile, però provando e riprovando uno la pratica rende perfetti, come si dice, no? Questo è il nostro livello, il nostro compito è questo: fare gli scolaretti al banco dell'acharya, del puro devoto, del vero Vaishnava. I Vaishnava sanno usare gli elementi transitori di questo mondo come una persona intelligente sa adoperare la forma temporanea di un vaso di terracotta. Il vaso è falso solo se usato per uno scopo che non è il suo. Così il corpo umano e il mondo materiale sono falsi se sfruttati per un fine sbagliato. Ovvero, qual è il fine sbagliato? Godimento personale. Il piacere dei sensi, scopi utilitaristici personali. Ma sono veri. Il corpo umano e il mondo materiale sono veri se impiegati al servizio del Signore.
La Bhagavad Gita conferma che anche il minimo utilizzo del corpo e del mondo nel servizio di devozione libera l'essere condizionato dal pericolo più grande, 2.40 della Bhagavad Gita. Se gestite nel modo giusto, nell'energia inferiore, ovvero la materia, nell'energia superiore, l'anima del Signore, sono false, se gestite nel modo giusto. Quanto alle azioni fruttifere, cioè quelle azioni volte a soddisfare la soddisfazione di interessi personali, quanto alle azioni fruttifere, si basano soprattutto sul piacere dei sensi. E una persona avanzata nella coscienza di Krishna non le compie, semplicemente non le compie. I Samparsha Jabhoga Dukkha Yunaya Evate Adianta Vanta Conte Yaja. C'è un verso nella Bhagavad Gita, nel quinto capitolo, che dice proprio questo: il devoto che ha capito se ne tiene alla larga dalle azioni fruttifere, proprio a distanza. La Bhagavad Gita afferma che i frutti di queste azioni possono elevare fino ai pianeti superiori, al massimo, sempre il mondo materiale. Ricordiamoci, per chi magari non lo sapesse, che anche il mondo materiale ha una sua topografia, una sua geografia, cioè il nord dell'universo, il centro dell'universo e il sud dell'universo. Al massimo, con le attività, con le azioni fruttifere, si può giungere fino ai pianeti superiori, ma sempre all'interno del mondo materiale, come giustamente diceva Shrila Prabhupada martedì scorso, 2 martedì fa. Una prigione è sempre una prigione, anche una prigione di prima classe è pur sempre una prigione, no? Ah, la Bhagavad Gita afferma che i frutti di queste azioni possono elevare fino ai pianeti superiori, ma una volta lassù, esauriti tutti i vantaggi, lo sciocco deve tornare qua giù per tentare di raggiungere di nuovo il regno celeste, per poi abbandonarlo di nuovo. Tutto il guadagno si risolve quindi nella fatica di andare e venire, proprio come fanno i nostri scienziati materialisti, che sprecano tanto tempo prezioso nel tentativo di andare sulla Luna per poi tornare sulla Terra. I Veda personificati definiscono Anda Parampara, Anda significa cieco, seguace dei rituali vedici, chi si dedica alle attività fruttifere. Benché menzionati nei Veda, questi rituali non sono destinati alle persone intelligenti, ma a coloro che sono troppo attaccati al piacere materiale e li eseguono attratti dalla promessa di essere elevati ai pianeti celesti. Ma chi è intelligente prende rifugio in un maestro spirituale autentico per imparare a vedere le cose così come sono e non si interessa alle attività fruttifere, ma si impegna nel servizio d'amore al Signore. I non devoti si attaccano alle cerimonie vediche per ragioni materialistiche e rimangono confusi. Per esempio, un milionario intelligente non accumula le banconote senza usarle, perché le banconote in sé non sono altro che carta straccia. Chi possiede milioni di banconote ha in mano solo un mucchio di carta, ma ne trae vantaggio se le impiega per uno scopo preciso. Così, sebbene di per sé il mondo materiale non abbia alcun valore, giusto per ritornare al discorso di stamattina, benché di per sé il mondo materiale non abbia alcun valore, conferisce un beneficio se viene usato bene. Come le usato, non usato al servizio di Krishna, non adoperato per se stessi. Come le banconote, semplici pezzi di carta, valgono perché sono state emesse dal governo, che bell'esempio, questo mondo, anche se temporaneo, vale perché emana dal Signore Supremo. Il filosofo Vaishnava riconosce pienamente il valore del mondo materiale, sa come adoperarlo quindi. Mentre il filosofo Mayavadi, considerando le banconote pezzi di carta falsa, le rifiuta non sapendo cosa farne. Srila Rupa Goswami, c'era un aneddoto in cui a Prabhupada mostrarono l'immagine di uno Swami Mayavadi ritratto mentre, immortalato, mentre qualcuno gli porgeva un vassoio pieno di banconote, e lui, per dimostrare al mondo il suo distacco, diceva così: no, lontano da me, no? Prabhupada invece ha detto: no, no, dalli a me che ci stampo libri e ci diffondo la coscienza di Krishna. Hare Krishna Bhakti Laura. Dalli a me. Quindi, un'altra volta un giornalista disse: il vostro problema è che voi non mi date tutti i vostri soldi. Questo è il vostro problema, che ve li tenete per voi.
Il filosofo Vaishnava riconosce pienamente il valore del mondo materiale e sa come adoperarlo, mentre il filosofo Mayavadi, considerando le banconote pezzi di carta falsa, le rifiuta, non sapendo cosa farne. Srila Rupa Goswami dichiara dunque che vale molto poco la rinuncia di chi rifiuta il mondo materiale ritenendolo falso e non riconosce la sua importanza come mezzo per servire Dio. Solo chi conosce il valore intrinseco della creazione, proprio il motivo reale dell'esistenza della creazione. Solo chi conosce questo, e qual è il valore intrinseco della creazione? Il servizio al Signore. Ma non è attaccato alle cose di questo mondo e rifiuta di usarle per il piacere dei sensi, è situato nella vera rinuncia. Essendo un'emanazione dell'energia esterna del Signore, il mondo materiale è vero. Non falso, come pretendono di dimostrare i Mayavadi con la metafora della corda e del serpente. Hare Krishna. Shrila Prabhupada Kijai. Grazie. Bhakti Emanuele dice: Nello Srimad Bhagavatam 1.2.8 è espressa questa cosa in maniera ineccepibile. Infatti, ogni azione che compiamo deve essere relazionata a questa istruzione. Che bello tutto ciò! 2.8 qual è? Svanushtita Pumsa Vishvakshena Katasuyat. Ah, 1, 2, 8. Adesso Srimad Bhagavatam 1, 2, 8. Devo dire? Sì, Dharma Svanushtita Pumsa Vishvakshena Katasuyat Not Padayatiratim Shramaeva Ikevalama. È una perdita di tempo. Dice: qualunque attività svolta in base alla propria posizione è in realtà soltanto un lavoro inutile se non suscita attrazione per il messaggio di Dio, la persona suprema. Not pada yadiratim, se non manifesta attaccamento, attrazione per il messaggio di Dio, la persona suprema, qualunque cosa stiamo facendo, fosse anche ciò che pertiene alla nostra natura, no? Per temperamento e per tipiche attività, guna karma, è un shramaeva ikevalam, certamente un'inutile perdita di tempo se non suscita attrazione crescente per il messaggio di Dio, la persona suprema. Grazie per aver sottoposto questo bellissimo verso che si sposa perfettamente con tutto quello che abbiamo letto fino ad ora. Anishvaram, qua c'è un problema grosso, perché il problema grosso è che qua ci siamo inorgogliti, ci inorgogliamo facilmente, non abbiamo bisogno di Krishna, pensiamo di non aver bisogno di Krishna. Nel capitolo sedicesimo, Krishna si sofferma moltissimo sul temperamento della natura demoniaca. Arrivano, ovvero gli Asura, ad affermare che non esiste un Dio, non esiste un controllore. Mentre loro cercano di controllare tutto, non esiste un controllore supremo da cui emana tutto quello che esiste, perché vogliono in ultima analisi controllare loro, no? Capire loro, controllare loro, riprodurre loro, essere assolutamente indipendenti. E allora, certo che tutto questo certamente nasce da quella inclinazione naturale, Ananda Mayo Biasat, no? Significa la tendenza al piacere, no? Noi siamo fatti proprio, non soltanto a tendere verso il piacere, proprio siamo fatti di piacere, noi siamo fatti per essere felici eternamente. Anandamayo Biasat, va bene. Allora, lo cerchiamo costantemente in tutto quello che facciamo. Il problema è che quando la nostra vita non è dedicata al conseguimento del Param Satyam, come dicevo questa mattina Srila Prabhupada, quando la nostra vita non è incentrata sul conseguimento del Param Satyam, ovvero della verità assoluta, ovvero lo scopo più elevato, se la nostra vita non è polarizzata verso quella direzione lì, inevitabilmente dove lo cercheremo il piacere? Nel mondo Nel materiale. mondo materiale, no? Perché siamo fatti per provare piacere. E se la nostra vita non è improntata al conseguimento del Param Satyam, della verità assoluta, ovvero non è caratterizzata dal desiderio ardente di riconnetterci con la fonte suprema di tutto e anche del supremo piacere, the reservoir of all pleasure, no? C'era un libretto di Srila Prabhupada, non lo dico bene, the reservoir
of all pleasure, la riserva di ogni piacere, reservoir, no? Si dice, Reservoir. reservoir of all pleasure, no? Un libretto, un libricino di Shrila Prabhupada, molto 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 interessante. Allora, se non desideriamo ardentemente, quindi operativamente, di riconnetterci con Krishna, ovviamente noi il piacere lo cercheremo ovunque sia possibile rimediarlo, no? Ovvero in questo mondo materiale. E quindi cosa succederà? Che qualunque promessa di piacere mondano ci affascinerà, inevitabilmente ci affascinerà, ci controllerà e ci trascinerà giù, sempre giù, giù, giù in fondo all'esistenza materiale. Funziona così. Proprio prima stavamo parlando con Bhakta Giacomo, no? Allora, se noi siamo sfaccendati dal punto di vista spirituale, se ci stiamo girando i pollici da un punto di vista spirituale, ovvero sì, siamo anime, ma se non agiamo da anime, l'anima cosa fa? Assimila la coscienza di Krishna dei puri devoti e la dissemina, la dà agli altri, no? Questo significa vita spirituale, assimilare costantemente, non essere apatici. Il devoto non è mai apatico, non è mai sfaccendato, non è mai con le mani in mano, le mani in panciolle a guardare il soffitto, non sta mai così il devoto. È sempre impegnato in un modo o nell'altro ad assimilare la coscienza di Krishna e a fare piani per disseminarla. Allora, questa è vita spirituale. Meno di questo, nella migliore delle ipotesi mi sto organizzando per arrivare a quella condizione lì, oppure non ho capito. Semplice, no? Allora, quella è vita spirituale però. Allora, se io sono invece sfaccendato, non sono impegnato nella vita spirituale vera, cosa succederà? Esattamente come ci dicevamo prima, no? Abbiamo fatto un esempio, un Bhakta Giacomo. Immaginiamo, può essere esperienza di tanti, ovvero immaginate una sera come tante altre in cui non avete niente da fare, e un amico, un'amica vi chiamano, che fai? Boh, niente, sto qui facendo niente. Senti, vuoi venire? Io sto andando al sassofono blu, che ne so, che è un locale, da qualche parte. Vieni con me? Ora, immaginiamo che noi del sassofono blu non abbiamo nessuno, col sassofono blu non abbiamo proprio, non abbiamo piacere ad andare in quel posto lì, non ci siamo mai andati perché non ci piace, ci siamo andati una volta, non ci è piaciuto, non ci piace l'atmosfera, non ci piace niente, no? Non ci andremmo di nostro. Però, siccome non stiamo facendo niente, siamo lì a girarci i pollici, un amico ti chiama, andiamo al sassofono blu, andiamo a questo locale, che mi sa che era pure in una canzone, sassofono blu, non lo so, riemergono reminiscenze da Pino Baro. Comunque ci siamo capiti il punto, no? Non è interessante per noi quel posto, quel locale, ma siccome non stiamo facendo niente e un amico ci ha invitato, ci ritroviamo a fare qualcosa che non avremmo mai fatto, no? Beh, questo è indicativo, è importante da capire come funziona. Non dobbiamo mai farci trovare da mai sfaccendati in servizio, sempre impegnati nel servizio devozionale. Funziona che tutte queste forme di infatuazione, ognuno ha le sue, come dire, i suoi gusti, no? Ognuno ha i suoi gusti. Si lascia attrarre da qualcosa piuttosto che da qualcos'altro. Una karma, insomma, no? Ok, ognuno ha le sue inclinazioni a lasciarsi infatuare o addirittura ossessionare da qualcosa, addirittura diventare dipendenti di qualcosa, no? Bene, questa tendenza all'infatuazione, all'ossessione, alla dipendenza che vediamo ogni giorno nella società di oggi. Non stiamo parlando semplicemente di cose letali, non so, come la droga, ma anche, non lo so, uno shopping compulsivo, anche quello è un problema, è un'ossessione, un shopping compulsivo, oppure come diceva Bhakta Giacomo, device compulsivi, no? Sempre lì col cellulare, tum, 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 tum. Una volta vidi una vignetta, allora, prima la bronzatura era quella del costume da bagno, del bikini o della maglietta, adesso la bronzatura è l'immagine di un cellulare, perché stanno tutti così, no?
Quindi praticamente cioè qui forma non, del cellulare. è la forma del cellulare sul petto, no? Che stanno tutti così, molto interessante. Allora, quindi non stiamo parlando soltanto di ossessioni letali, stiamo parlando anche di cose relativamente minori, come queste qui che abbiamo citato. Beh, per arrivare al punto, tutte queste cose sono il risultato di che cosa? Di una desolazione spirituale. Siamo spiritualmente parlando sfaccendati. Ecco perché prendono piede quelle dipendenze, quelle ossessioni compulsive, vero? Quelle inclinazioni. Ecco perché. E lo sappiamo benissimo che le tradizioni spirituali di ogni tempo, da sempre cosa fanno? Guidano l'umanità verso che cose? Proprio verso? Eh sì, verso un impegno intanto nel comprendere il vero significato, il senso, lo scopo della vita, no? Significato e senso della vita. Tutte le tradizioni, da sempre, spirituali, da sempre, spingono l'umanità a questo tipo di impegno, di profondità, per non andare a fondo nell'esistenza materiale. Da sempre, questi richiami spirituali ci invitano ad approfondire invece la dimensione dello spirito, no? Ci spingono, ci esortano e ci ispirano a riappropriarci del reale nostro senso di identità, no? Capire innanzitutto chi siamo, quindi senso di identità e scopo, no? Ce lo diciamo sempre. Su questo verte l'intera Bhagavad Gita, sul riappropriarci del vero senso di identità e del vero scopo dell'esistenza. Lo sappiamo che è così, ma qual è il problema? Il problema, fortunatamente, nel mondo d'oggi è Anishvaram, Ahur Anishvaram, non c'è un Dio, non c'è Dio. Si rigetta sempre di più, le persone respingono il trascendentale per accogliere invece l'immanente, il temporale, no? E non si rendono conto che i temporali della loro vita dipendono proprio dall'aver scelto il temporale al posto del trascendentale. Non ce ne rendiamo conto, non, siamo un po' intontiti, un po' rincitrulliti, non, è sedante, è narcotizzante. La Bhagavad Gita invece, appunto, 16.8, giusto? Avevamo detto 16.8 della Bhagavad Gita. Jagat Ahur Anishvaram, questo mondo non ha un Dio che lo controlla, che lo controlli, non c'è. Questo significa rifiutare la dimensione spirituale della realtà. Questo significa proprio rifiutarla, rigettarla proprio. È chiaro che allora la gratificazione, noi siamo Anandamayi Obhyasata, abbiamo detto, no? Siamo fatti di piacere e quindi tendiamo sempre al piacere. È chiaro che se rifiutiamo la dimensione spirituale dell'esistenza, La dirigiamo sul materiale. La sterziamo verso il materiale, è ovvio, anzi, e quello diventa l'unico scopo della nostra vita, non esiste altro scopo proprio. E se qualcuno ci propone uno scopo trascendentale, lo rifiutiamo, in noi non riscuote alcun successo. L'unico scopo è la gratificazione dei sensi, la libidine in tutte le sue declinazioni, no? C'era un gaudente molto famoso, credo si chiamasse Sardanapalo, che lui nel suo epitaffio si compose un autoepitaffio praticamente, che è sulla lapide, praticamente ora non mi ricordo le parole esatte, ma il senso di questo epitaffio era: io per tutta la mia vita mi sono occupato soltanto di ciò che i miei sensi potevano procacciare a favore della più sublime e più raffinata libidine. Di altro, anche se più importante, non mi sono mai minimamente occupato. Quindi un'esortazione a fare come lui, praticamente, no? Nella sua mente, chiunque avrebbe letto quel suo epitaffio, avrebbe quindi tratto ispirazione da lui, non mai. Soltanto le cose che mi sono interessate, che hanno riscosso interesse nella mia vita, è soltanto ciò che poteva soddisfare la più raffinata libidine, no? Il piacere di sé, la libido, no? Il piacere di altre cose, fosse anche più importante.
me ne sono mai occupato e non me ne importa un fico secco di niente, no? Diventa proprio lo scopo. Se noi Anishvaram, Jagad Ahur Anishvaram, non c'è Dio, questa desolazione spirituale porta, ci trascina giù verso l'ossessione sensuale. È una naturale, per quanto drammatica, tragica, ma conseguenza. Le due cose, cioè l'una si porta a rimorchio un'altra, non so se si capisce. Se noi accettiamo la desolazione spirituale, naturalmente tracimeremo, scivoleremo nell'ossessione sensuale. Cioè noi saremo ossessionati soltanto dalla gratificazione dei sensi, ed è una naturale, ripeto, tragicissima, ma naturale conseguenza della desolazione spirituale, ovvero dell'essere sfaccendati da un punto di vista spirituale, diventeremo naturalmente molto, molto affaccendati da un punto di vista materiale. O siamo impegnati al servizio di Maya, o siamo impegnati al servizio di Krishna, non è che si può fare contemporaneamente tutte e due. Se penso di fare tutte e due vuol dire che sono completamente Maya. È ovvio, no? Non è che può esserci una via di mezzo. Come fa a esserci una via di mezzo? E la società di oggi è proprio così. Possiamo negarlo che la società di oggi è proprio impostata così. Non c'è altro scopo se non il successo personale. È così, viviamo così. È sempre più infatuata delle prospettive di piacere mondano, sempre di più, lo vediamo, è così. Sì, va bene, diventiamo ossessionati, è una patologia, no? Essere ossessivi compulsivi, no? È una patologia, benissimo. E ci sono bravi, i psicologi, i terapeuti, no? I counselor, i psichiatri, poi addirittura arriviamo a livello psichiatrico. Sì, va bene, ci sono loro, cercano di liberare le persone da un'ossessione o da un complesso, di problematiche. Diciamo che ci riescono anche, ma non possono. No, onestamente, ci sono dei risultati, però dobbiamo anche andarli a vedere questi risultati. Il risultato vero è rimuovere nell'animo della persona, nel cuore, nella coscienza, rimuovere la tendenza a ricadere in una nuova ossessione o nella stessa, rimuovere quello, e quello è il successo, giusto? Quindi la soluzione a questi problemi materiali non può essere materiale. È vero, i terapeuti a volte hanno successo, anche spessissimo, non stiamo lì a farle, come si dice, a fargli le pulci o a dare le statistiche. Diciamo che spesso riescono a liberare le persone, siamo ottimisti, riescono a liberare le persone da alcune ossessioni, no? Tendenze distruttive e autodistruttive. Il problema è che non hanno rimosso la tendenza a ricadere nella stessa ossessione problematica o in altre. Non l'hanno rimosso perché non offrono una soluzione spirituale. E qual è la soluzione spirituale? Lo diceva qui, il servizio di devozione. Servizio di devozione è la soluzione, ovvero impegnare l'essere vivente in attività che pertengono in maniera precipua, ontologica, l'essere vivente stesso. E le attività tipiche dell'essere vivente sono il puro servizio devozionale. Se un'anima vive la desolazione spirituale, lo sfaccendamento, non so se si può, se esiste, l'essere sfaccendati da un punto di vista spirituale, inevitabilmente sarà attiva, continuerà ad essere attiva, ma se non sarà attiva spiritualmente, lo sarà materialmente. E questo genera karma. E può diventare anche ugra karma, veramente un karma, attività terribilmente mostruose. Questo significa ugra karma, no? Quindi va affrontata con la giusta metodologia, con la giusta procedura, la desolazione spirituale. Se, desolazione, si capisce desolazione? Come si può dire desolazione? Come la possiamo... Desolazione. Condizione di rovina, di abbandono, di squallore, senza apparente possibilità di ripresa. La desolazione, per esempio, della città bombardata è indescrivibile, una frase. Oppure è uno stato di afflizione, di solitudine senza conforto.
Quindi una condizione di rovina, di abbandono. Anziché abbandonarci a Krishna, abbandoniamo Krishna, non va bene. E poi c'è quella parolina, no? Abbandonarsi a Krishna, vabbè, che vuoi che sia, abbandonarsi a Krishna, abbandonare Krishna, che vuoi che sia, la sottigliezza grammaticale. No, però quello apre un mondo completamente diverso, apre il mondo materiale, si apre il mondo materiale dinanzi a noi, noi dobbiamo abbandonarci a Krishna, non abbandonare l'idea di abbandonarsi a Krishna o abbandonare Krishna come abbiamo già fatto e recidivamente rinnovare questo abbandono in ogni cosa che pensiamo, facciamo e diciamo quotidianamente. No, noi dobbiamo affrontarla la desolazione spirituale, non dobbiamo rimanere in questa condizione di afflizione, di abbandono, no? Totale della realtà spirituale. Perché? Perché questa desolazione spirituale, abbiamo detto, ci rende vulnerabili all'attrazione del mondo materiale, alle attrazioni del mondo materiale, al divertentismo del mondo materiale. Si usa ancora la parola divertentismo nei locali? Divertentismo, oggi, no? Mai non l'hai usato, non eri un gaudente frequentatore di locali, evidentemente. Vabbè, il divertentismo, no? Allora, se noi non risolviamo il problema della desolazione spirituale, ed è un problema anche a livello dei sadaka, non è soltanto a livello dei materialisti, non dobbiamo andare troppo lontano. I sadaka molto spesso sono sfaccendati da un punto di vista spirituale, non si impegnano come dovrebbero. I sadaka sono. Sadaka? Cosa significa sadaka? Sadaka è una persona che formalmente ha accettato la sadhana, quindi la recita del mantra, l'osservanza dei principi regolatori, l'impegno nel servizio devozionale. È un problema anche nei sadaka a volte, no? Essere sfaccendati, veramente sfaccendati da un punto di vista spirituale. Dove si vede? Qual è il sintomo? Come faccio a capire se uno ha l'influenza? Perché il sintomo è la febbre, per esempio. Lo fa dare sempre proprio banale, 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 no? Il sintomo dell'influenza può essere la febbre, no? Ovvero l'innalzamento della temperatura, va bene. O non lo so, della bronchite, una tosse catarrosa, che ne so. C'ho dei sintomi. Oh, questa tosse, fatti controllare, magari hai la bronchite, per esempio. Qual è il sintomo di uno sfaccendamento? Passatemi questa parola, magari è un neologismo, però si capisce. Qual è il sintomo di uno sfaccendamento di un sadaka? Il fatto che magari è triste, magari ha disagio, ha paura, è un po' immobile, ha paura. Quello è il sintomo dell'influenza della natura materiale. L'influenza della natura materiale agiscono così. Va affrontata la desolazione spirituale, va affrontata, perché ci rende vulnerabili all'attrazione per la gratificazione dei sensi, perché poi inevitabilmente si andrà a piluccare, a prendere, assaggiare, poi a piluccare nella gratificazione dei sensi materiali, perché non stiamo sufficientemente provando soddisfazione nella vita spirituale, allora beh, almeno vado lì, mi godo un po' questa cosa, mi godo un po' quell'altra, me ne godo un po', ma sì, che vuoi che sia. E la faccio diventare anche una filosofia, no? E la faccio diventare una filosofia. La nobilito, no? La elevo, la istituzionalizzo perlomeno nella mia vita, no? Non va bene, perché così facendo noi non ci libereremo mai dell'ossessione per il mondo, mai, ne rimarremo sempre schiavi. E non importa quanto banale possa sembrare quell'indulgenza regolare nella gratificazione dei sensi, a noi ce la possiamo raccontare come vogliamo, che è banale, vabbè, che vuoi che sia, è un peccato veniale, sì, però la prima parola che ho usato è peccato, sarà veniale, non sarà capitale, però è un peccato. Ed è proprio un peccato che tu stia perdendo tempo così, perché sia che sia un materialista grossolano, sia che sia un Prakrita Bhakta. Prakrita Bhakta è appunto un sadaka che nel capitolo 3 della Bhagavad Gita vengono definiti simulatori, devoti, spiritualisti simulatori, che simulano una certa devozione, ma in realtà hanno una vita segreta. Non ci sta che uno abbia, sappiamo, no? Ci sono tre tipi di vita che si possono avere, la vita pubblica, poi c'è la vita privata. Il problema è la vita segreta. La vita segreta è un problema. È giusto che uno abbia una vita privata, ci mancherebbe altro. Così come ognuno di noi ha una vita pubblica, una vita privata, certo. Il problema è la vita segreta. Poi dove si vede?
Che poi tanto segreto è il segreto di Pulcinella. È il segreto di Pulcinella. 330 milioni di Deva, il Paramatma, cioè, no, ma quale segreto? Yamaraj lì che prende nota del suo taccuino mistico. Quindi non importa quanto banale o dannosa possa sembrare, è un problema. Perché? Perché questa desolazione spirituale corrode dall'interno, è come un cancro che genera metastasi, o come qualcosa che erode proprio dall'interno. Dall'interno non lo vediamo esternamente, ma internamente quella corrode, divora proprio, divora l'animo dall'interno. Come può essere affrontata? E sanata? Come? Attraverso l'educazione spirituale e attraverso l'esperienza personale. La desolazione spirituale, quale che sia il suo livello, ripeto, torno a dire, o che sia una desolazione proprio grossolana, materialistica, tante ne vediamo di persone che proprio vivono un deserto, un'aridità spirituale, sia che si tratti di un desertuccio coltivato segretamente nella vita, nella quotidianità di un sadaka, che esternamente lo vedi che è devota, ma coltiva. Allora, quale che sia, va sanata. Certo, il devoto, il sadaka dovrebbe saperlo riconoscere, no? E correre immediatamente ai ripari, perché quella cosa lì erode, corrode, divora dall'interno. Non va assolutamente lasciata libera di agire, questa indulgenza, quale che o questa o queste indulgenze, quale o quali che siano. Quindi il devoto deve di sua spontanea volontà ricorrere ai ripari, no? Come? Attraverso l'educazione spirituale, quindi l'assimilazione della coscienza di Krishna, della pura coscienza di Krishna, e attraverso la sperimentazione della coscienza di Krishna, l'esperienza spirituale che deriva dall'educazione spirituale. Gli altri nel mondo materiale neanche lo sanno, e quindi lì intervengono i sadaka, che su ordine di un puro Vaishnava, no? I servitori dei servitori dei servitori, vanno nel mondo a condividere educazione spirituale affinché le persone, si spera, che decidano di anche farne esperienza diretta. Questo è il compito del Vaishnava. E dobbiamo farlo. La Bhagavad Gita e tutti quei libricini che noi, per esempio, distribuiamo in Book Crossing e anche in Sankirtan, questi libri qui forniscono una comprensione sistematica della dimensione spirituale della vita. È un sistema proprio, non è qualcosa di sentimentale, qualcosa di casuale, qualcosa così di spontaneo, no, è qualcosa di sistematico a riguardo della realtà spirituale della vita. E perché? Perché fornisce un metodo pratico di verifica, che si chiama Bhakti Yoga, attraverso il quale noi possiamo ottenere che cosa? L'esperienza pratica, no? La sua vera essenza è l'azione pratica, l'attività pratica. La vera essenza del Bhakti Yoga è l'attività pratica, la coltivazione. Ok, grazie alla diffusione di questa conoscenza, previo assimilazione, la disseminazione di questa conoscenza fornisce alle persone la possibilità di fare esperienza pratica di ciò che leggiamo tutti i giorni, però per poter ispirare le persone, dobbiamo intanto noi averne fatto esperienza pratica. E no, ovviamente, come ci diciamo oggi con Giacomo, non dovremmo mai accontentarci di quella esperienza che abbiamo avuto. No, vabbè, ho avuto delle esperienze, me le faccio bastare, vivo di rendita. Non si può vivere di rendita con l'esperienza spirituale. Perché? Perché nella vita spirituale, nel mondo spirituale, quale o quali fasi del tempo vigono? Del fase tricala, no? Passato, presente e futuro. Quale o quali fasi del tempo vigono nel mondo spirituale? Vabbè, lo sapevo che ho parlato Il di là. presente, no? Così come nel mondo materiale c'è il passato, c'è il futuro e non c'è il presente.
se ne sono accorti tutti, insomma, no? Filosofi di tutte le estrazioni si sono accorti che il presente qui non c'è, giusto? Non c'è, come fate? Ora, no, è già Sì. È passato. passato. Allora mi porto avanti, fa 2 secondi, quello è il futuro, che è già passato. Allora, così nel mondo spirituale non esiste passato e non esiste futuro, ma esiste soltanto un eterno presente. Un eterno. Inconcepibile. È per noi inconcepibile, però neanche tanto inconcepibile, perché se ci pensi, noi stiamo sempre cercando di cogliere l'attimo. No, ma cerchiamo proprio di cogliere l'attimo. Cogli l'attimo, carpe diem, dai, cogli l'attimo, no? E come fai? Qui ho passato o è futuro? O è passato, quindi o si vive. Allora, che poi il problema, poi qual è? Che il materialista vive la prima parte della vita sperando nella seconda, e poi vive la seconda rimpiangendo la Esatto. prima, pensando alla prima, rimpiangendo la prima. E questo è il mondo materiale. Tornando al punto, noi non dobbiamo vivere di rendita sulla base delle esperienze passate e me le faccio bastare, esperienze spirituali passate, me le faccio bastare e tiro avanti di rendita, così di inerzia. No, certo che il ricordo, come ci siamo detti, il ricordo, no? Delle esperienze belle, costruttive, formative, anche esaltanti, passate, dobbiamo ricordarcele, ma con lo scopo di rinnovare il nostro impegno, perché Krishna ci sta proponendo un'estasi costante, sempre nuova, sempre, è questo che ci sta a cui ci sta che ci sta riservando Krishna, è questo che vuole, che desidera concedere ad ognuno di noi, un eterno presente. C'era una poesia di un poeta, credo si chiamasse Cumming, o quanto siamo fortunati tu ed io che proveniamo da fragranti montagne di eterno presente, no? Le persone la colgono questa cosa qui, la riconoscono che c'è, perché il passato è rimpianto, il futuro è speranza, ma poi speranza si spera nell'impossibile qui, nel mondo materiale. Lo sanno che il segreto è il presente. Noi dobbiamo dare loro la possibilità di veramente cogliere l'attimo, il presente. Però dobbiamo saperlo cogliere anche noi, perché se no non funziona. Se no non funziona. Krishna vuole renderci contenti e poi estatici. Questa è la realtà spirituale. Solo così si può contrastare la desolazione spirituale. Solo così, con l'educazione e con l'esperienza. E tutto questo è disponibile connettendoci a Krishna. Solo con la connessione, Bhakti Yoga, soltanto con la connessione con Krishna, attraverso la Bhakti, il puro servizio devozionale, è possibile sperimentare questo. Così è possibile rimuovere la desolazione spirituale. E quando la desolazione spirituale è rimossa alla radice, cosa succede? Quando tu rimuovi dalla radice una pianta, no? Magari ha dei germogli, questi germogli cadono e non danno frutti. No, no, no. Diversamente li darebbero. Se le radici rimanessero lì, ecco, la soluzione spirituale ha il potere di sradicare questa desolazione spirituale. Vabbè, Arrivederci, mi fermo qui, sono già le 8 e 6. C'è Riccardo che dice, Hare Krishna, l'essere umano. Aspetta, beh, ok, dice: l'essere umano si comporta come un asura, voglio dire, attratto da sofferenza di esistenza materiale dovuta a stimoli del corpo senza controllo. Bene, cioè male. Va bene, sì, è così. Quindi corriamo ai ripari, risolviamo la desolazione spirituale, altrimenti quella porta alla ossessione sensuale. Va bene, qualcuno vuole dire qualcosa? Viviana, Piero, Vittoria, Shimpadaji, Luisa, Francesco, poi tutti gli amici online, su Facebook voglio dire. Qualcuno vuole dire qualcosa? Giustamente c'è poco da dire e molto da fare, quindi mi raccomando, prendiamo i libri, adottiamoli, distribuiamoli, perché come dice Shila Bhaktisiddhanta, ancora non c'è il quadro.
Come dice Śrīla Bhaktisiddhānta Śrīla Prabhupāda nel loro primo incontro, cos'è che gli disse? Vai, distribuisci la coscienza di Krishna in tutto il mondo, perché? Chi se lo ricorda? Perché? Questo farà bene a te e farà bene agli altri. Farà bene a te e farà bene agli altri, Krishna Bhakta Fabio. Quindi non tralasciate mai. Mai l'assimilazione e la condivisione della coscienza di Krishna, la disseminazione della coscienza di Krishna. Mai. Altrimenti la desolazione spirituale prenderà il sopravvento, allora ci sentiremo nuovamente pieni di desideri materiali. Va bene, Hare Krishna devoti. Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, libro di Krishna Ki Jai, Grantaraja, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Nitai Gaur Premanande. Arrivo. Dai, Krishna devoti. Grazie. Buonanotte, ci vediamo domani. Arrivederci.